Buon pomeriggio a tutti, bentornati nei nostri studi per la nostra consueta ora insieme dove affronteremo vari temi. Anche oggi inizieremo parlando della sperimentazione degli studi medici aperti il sabato mattina e poi affronteremo il tema del Parco delle Fontanine a Rapallo. Questa mattina c'è stata la presentazione del progetto esecutivo del terzo lotto e ne parleremo con il presidente e il vicepresidente dell'associazione che si occupa del parco per vedere sia il progetto che è in itinere sia anche la storia di questa realtà rapallese, ma anche i progetti futuri. E poi lo spazio, come di consueto, il mercoledì dedicato al volontariato, a Telepace, avremo ospiti in studio e un collegamento in esterna con il Bar del Porto. In attesa di tutto questo, iniziamo dal primo tema, come vi dicevo, la sperimentazione degli studi medici aperti il sabato mattina e lo affrontiamo questo discorso con il nostro ospite che vi presento, Massimiliano Azzei, benvenuto, Buongiorno, buongiorno a lei. che è un medico di medicina generale della nostra ASL. Parlando allora di questa sperimentazione, intanto diciamo perché è partita, quale vuole essere il suo obiettivo, il suo senso. Certo. Beh, intanto è partita a Genova per affrontare l'emergenza influenza che si preannunciava drammatica come conseguenze. E poi la regione ha scelto di proseguire questa esperienza anche negli altri territori delle altre ASL ligure, quindi sia la 1, la 2, sia la 4 che la 5. E ovviamente noi ci siamo attrezzati per poter cominciare a fare questo tipo di sperimentazione. Qui nel Tiguglio quando si è partiti, nella In nostra Liguria ASL? siamo partiti il 4 febbraio e arriveremo fino a fine giugno con l'apertura al sabato dalle 9.30 alle 12.30 in situazioni diverse rispetto ai tre distretti, nel distretto occidentale, quindi Rapallo, Santa Margherita e Portofino, in un ambulatorio di medicina generale, all'ospedale di Chiavari. Diciamo dalla struttura del vecchio ospedale di Chiavari per quanto riguarda il distretto di Chiavari e nell'ospedale di Sesti Levante per quanto riguarda il distretto di Sesti Levante, Chiaramente è presto per poter dare dei numeri, per avere un'idea di come stia andando. Ovviamente ci vorranno più settimane, adesso siamo appena al secondo sì, sabato. esatto. Però com'è stata la partenza? In ogni Ma caso, vi la siete partenza, fatti io ho un'idea? fatto il primo sabato a Rapallo e la partenza non è stata molto entusiasmante, voi anche perché c'erano delle condizioni climatiche non favorevoli, pioveva veramente a dirotto, quindi cioè, questo non favoriva ovviamente l'accesso e quindi avevamo a Rapallo praticamente zero presenze, qualche cosa di più ovviamente sia a Chiavari che a Sesti Levante. Già sabato scorso abbiamo avuto tre presenze a Rapallo e sei a Sesti Levante, adesso non ho i numeri di Chiavari, ma credo che siamo intorno a queste cifre. Peraltro, sia le chiamate alla continuità assistenziale, cioè alla guardia medica, sia gli accessi al pronto soccorso per i codici bianchi sono stati relativamente bassi, quindi evidentemente non c'era patologia, ovviamente. Spesso si dice di fronte a una patologia, a un problema, l'importante è sentire il proprio medico di famiglia, il medico di famiglia, piuttosto che correre al pronto soccorso, comunque chiamare il 118. Questa sperimentazione vuole rientrare anche in questo tipo Certo, di diciamo che discorso? il concetto fondamentale è quello di ritornare all'abitudine di contattare un medico di medicina generale, perché ovviamente non potrai essere sicuro che quel giorno lì ci sarà il tuo medico, ci potrebbe essere un altro medico ovviamente, ma che comunque per le patologie. Piccole patologie respiratorie, piccola traumatologia, le cose che possono capitare, otiti, le faringite, cioè le cose comuni, la febbre, possono dare tranquillamente una risposta senza necessità di dover accedere al pronto soccorso, che ovviamente è corretto che venga utilizzato per le problematiche più complicate. Con rischio poi di andarci per una patologia banale e doverci stare poi 5-6 ore, ecco, e non ha molto senso, obiettivamente. Le persone secondo lei sono abbastanza informate in questo momento di questa sperimentazione oppure c'è ancora un po' da Direi fare? di no. Alcuni miei assistiti la settimana dopo dicevano: ho scoperto che lei sabato scorso, perché probabilmente hanno letto sul giornale, ho scoperto che sabato scorso lei era in ambulatorio. Ovviamente ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, ci vuole comunicazione. Questo è già un momento di comunicazione importante, e poi credo che, d'accordo con la direzione sanitaria della ASL, comunicazione nelle farmacie, comunicazione tramite i sindaci con cartelli, insomma, bisogna dare comunicazione perché la gente si abitui a questo tipo di accoglienza. Una sperimentazione di questo tipo, lo studio aperto così sabato mattina, è già stato fatto nel passato? Ci sono esperienze di questo tipo? Allora, di questo genere noi non abbiamo mai fatto, l'abbiamo fatto molti anni fa. Facciamo conto che all'ospedale non c'era ancora l'ospedale di Rapallo, c'era ancora l'ospedale Santa Margherita, quindi adesso la data non glielo so dire, comunque sono diversi anni fa. Abbiamo fatto i codici bianchi in pronto soccorso.
Era stata una sperimentazione che era durata circa 2 anni, per cui nel periodo tra Natale, periodo natalizio, periodo pasquale e il periodo estivo, per 6 ore al giorno stavamo nel pronto soccorso e facevamo solo i codici bianchi. È una sperimentazione molto interessante perché comunque, insomma, i primi giorni no, come sempre, e poi cominciava a prendere piede, facevamo un bel numero di visite in quelle 3 ore del primo pomeriggio e 3 ore, diciamo, preserali, che era quelle un pochino più critiche dal punto di vista numerico per il pronto soccorso come tipo di accessi, ecco. Se questa sperimentazione dovesse andare bene, che cosa si può pensare per il futuro? Una rete che coinvolga non solo anche il nostro territorio, ma tutta la regione? Che discorso si può fare, pensando a un domani? Ma direi che intanto questo discorso di creare una rete è fondamentale. Sicuramente intanto una rete territoriale, perché è evidente che se io ho diciamo, i dati degli assistiti, almeno del mio distretto, il paziente viene a qualunque tipo di patologia che io possa affrontare ovviamente in condizioni ambulatoriali, e però so ovviamente la terapia che fa, le patologie che ha, eccetera. E questo è un dato estremamente interessante, importante. Insomma. Però questo chiaramente coinvolge anche dal punto di vista organizzativo la regione, perché poi è quella che deve detenere i dati, che li deve poi ritrasmettere, deve inglobare, insomma non è una cosa, è fattibile ormai dal punto di vista informatico, insomma è decisamente fattibile e peraltro è anche previsto dalla legge oltretutto, quindi il patient summary, cioè il sunto delle patologie del paziente, ormai è un obbligo di legge che prima o poi la regione dovrà affrontare, perché siamo un po' indietro rispetto anche ad altre regioni, ecco. Noi proviamo attraverso anche questo spazio a dare, come diceva, l'informativa, quindi studi aperti il sabato mattina, quindi in questo caso sabato prossimo, sabato che sarà il 18 febbraio, esatto. In che orari? 9.30, 12.30. E quindi ricordiamo anche quali possono essere le patologie per cui poter venire. Allora, le patologie per le quali il paziente si rivolge normalmente al proprio medico di famiglia, quindi patologie respiratorie, piccola traumatologia, cioè cose semplici che possono essere affrontate tranquillamente senza una specifica, cioè senza una radiologia, senza un esame del sangue ovviamente che determina, quindi patologie che dovresti andare dal tuo medico e magari siccome è sabato il tuo medico non c'è, vai un po' in pronto soccorso. Sicuramente rappresenta un'opportunità in più avere un giorno, una mattina perlomeno assolutamente. Lei prima citava la situazione legata all'influenza, in effetti verso la fine del 2016 si era parlato molto, ci sono stati molti casi, poi si era parlato di un picco eventuale intorno alla metà di gennaio, però sono alcune settimane e di fatto non si parla più dell'influenza. Come è andata poi effettivamente nei numeri? Sgonfiata? Sì, dal punto di vista numerico, come sempre, i casi sono sempre tanti. Ce ne sono ancora, ovviamente, ormai non più con la frequenza di prima. Ci sono stati parecchi casi respiratori, anche patologie importanti, tipo polmoniti, broncopolmoniti, anche casi di ricovero ovviamente, però è ormai è un'emergenza di tutti gli anni, quindi non è neanche più un'emergenza, insomma, a questo punto. C'è stata forse una situazione legata proprio a quel determinato periodo dell'anno. Sì, e poi c'è stata anche la concomitanza anche del discorso dei casi di meningite, per cui chiaramente il paziente insomma, con la febbre alta magari si preoccupa giustamente, perché poi magari poi timore c'è, insomma, vuol dire, anche se poi numericamente da quello che ci vengono dati come dal punto di vista statistico, i dati sono quelli che sono quelli di tutti gli anni, insomma, quindi evidentemente poi non c'è stata un'epidemia particolare. Ora possiamo dire che questo apice, questo momento di punta è passato, fuori. Insomma, stiamo uscendo pian pianino. Va bene, noi ricordiamo allora l'apertura degli studi medici il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. Ricordiamo quali sono i tre punti nella ASL 4. Per Sesti Levante, il distretto di Sesti Levante e l'ospedale Sesti Levante. Per il distretto di Chiavari l'ASL, quindi il vecchio ospedale di Chiavari. Per quanto riguarda invece il distretto di Rapallo, lo studio medico di via Trieste 4, interno 3, proprio dietro la posta centrale, quindi estremamente in posizione estremamente centrale. Bene, grazie a Massimiliano Azzei, medico di medicina generale, per essere stato con noi. Adesso, prima di passare ai prossimi ospiti, vediamo un servizio del telegiornale di questa mattina. Ci siamo occupati delle associazioni di volontariato di Lavagna, che prima occupavano Villa Grimaldi, dal Parco Tiguglio, sono state mandate via. Una di queste è l'associazione Carlo Wojtyla Onlus, che si occupa di persone con patologie neurologiche, quindi siamo sempre in ambito sanitario. Gli è stata data una piccola sede, che però non risponde, come dire, ai requisiti per poter fare incontri, conferenze, ma soprattutto come accesso anche alle persone con disabilità, e quindi sono in cerca di una nuova sede. Abbiamo sentito la Presidente, per fare così anche un appello, che avesse uno spazio a disposizione per l'associazione. Allora vediamo il servizio, l'intervista, e poi ci ritroviamo in studio.
Tra le associazioni culturali di Lavagna che hanno dovuto abbandonare Villa Grimaldi c'è anche la Carol Wittila Onlus del Centro di Neuroscienze. Il gruppo è stato spostato in un'altra sede, condivisa con altri sodalizi, in realtà una stanza poco congeniale alle esigenze dell'associazione, come ha spiegato la Presidente in occasione del Buon Pomeriggio. Un'associazione che ha bisogno di privacy e di spazi per le persone in carrozzina. È una stanza in cui sono tre associazioni. Una stanza lunga, stretta, siamo lì in fila, sembrano i baracchetti alle esposizioni, no? Alle fiere di paese, e se dovesse arrivare dalla nostra sedia e dal nostro tavolo scrivania, cioè un armadio per i documenti, qualcuno che è in carrozzina rimane incastrato lì, poi non riesce manco più a girare perché non c'è lo spazio. Certo. Ecco. L'associazione, nei 10 anni in cui ha occupato Villa Grimaldi e se ne è presa cura, ha portato avanti numerosi progetti molto sentiti per chi lavora nel settore o per le famiglie che vivono quotidianamente problemi legati alle patologie neurologiche. Oltre agli incontri, alle conferenze, alle borse di studio, ricordiamo il progetto Acqua Salus, dove la Carol Wittila paga il corso nella piscina dell'Acquarone di Chiavari a 6 persone con malattie neurologiche. Ora, lasciata Villa Grimaldi, anche la programmazione è a rischio. L'invito va a chiunque avesse un locale o uno spazio più o meno grande da mettere a disposizione. Noi avremmo bisogno, ad esempio, di un locale grande da poter diviso in due parti, nel senso non con delle murature, ma idealmente da avere una saletta per conferenze e una segreteria, ecco, una cosa del genere, un bagno per handicappati e tutto sommato anche avere un rapporto un pochettino migliore con le istituzioni. Ecco, questo sarebbe il fondamentale. Rieccoci in studio, parliamo adesso di Rapallo, del Parco delle Fontanine, come dicevamo in apertura, perché questa mattina c'è stata la conferenza di presentazione del progetto esecutivo del terzo lotto. Sono tanti anni che si parla di questo terzo lotto, ora siamo arrivati al progetto esecutivo, quindi vedremo forse partire i lavori durante quest'anno. Ne parliamo con i responsabili, che sono Federico Ottonello, benvenuto nei nostri studi. Grazie. E Renato Barcucci, benvenuto anche a lei, che sono presidente e vicepresidente del comitato di quartiere del Parco delle Fontanine di Rapallo e anche nell'associazione culturale Parco delle Fontanine. Iniziamo da lei, presidente. Allora, questa mattina la conferenza di presentazione del terzo lotto, intanto come andate, che garanzie anche vi sono state date? Diciamo che è stata positiva, almeno io sotto a sentire un momento il commento e la critica da parte degli altri, no? Diciamo che ha partecipato il sindaco, hanno partecipato assessori, consiglieri, non faccio i nomi adesso perché se no ci dilunghiamo troppo. L'amministrazione. Però la cosa forse più importante è che hanno partecipato i ragazzi dell'Istituto Liceti. E sono quelli che anche mi hanno riempito un po' la sala, perché c'è stata un po' di carenza da parte degli abitanti del quartiere, forse la mattinata, il lavoro, insomma tante altre cose che devono essere fatte, e questo ci ha fatto molto piacere anche per il fatto che uno di questi giovani, che si è diplomato da un paio d'anni soltanto, Thomas Mascaro, fa parte del nostro consiglio direttivo, è un vicepresidente, oggi aveva un esame purtroppo all'università e di conseguenza diciamo che non era presente, però io ai giovani l'ho detto e li ho stimolati a starci molto vicini. Intanto con le immagini entriamo anche in qualche modo all'interno del Parco delle Fontanine. Vicepresidente Barcucci, la storia del parco, che parte da molto lontano, ci sono stati vari lotti, vari interventi. La conosce meglio. In questo momento però qual è il vostro sentore rispetto al procedere di questo progetto? Ma il sentore che... appunto con la conferenza stampa di stamattina sembra che a breve, ora sono detto 2 mesi, dovrebbero partire finalmente i lavori. Okay. E quindi poi tutto, detto che per una durata di circa 5 mesi, noi speriamo che inizino prima e finiscano prima, chiaramente, perché è una zona, il terzo lotto, che è molto bello, è molto particolare, perché avremo anche un'area dedicata ai cani, dove i proprietari potranno usufruire di quest'area per i loro animali. Poi c'è un sentiero che è stato fatto con delle pendenze più o meno giuste, in modo che sia accessibile e fruibile a tutti,
è un'area abbastanza pianeggiante, dove ci sarà un'area, noi l'abbiamo definita area barbecue, che c'è già dei tavoli e tutto, quindi di sfruttarla al meglio possibile. Un'altra cosa che ritengo che sia molto importante è che il progettista, il dottor Bruschini, ha usufruito di un lavoro fatto dai rilievi, sono stati fatti dai ragazzi del Liceti, in una partecipazione che abbiamo chiamato progetto partecipato, dove c'eravamo noi come Parco Fontanine e il Liceti come scuola, e quindi hanno fatto, sperimentato proprio direttamente sul campo tutti i rilievi del terzo lotto, ed è stata veramente una cosa grandiosa. Tanto qualcosa di rilievi abbiamo visto anche nelle slide che abbiamo visto in sovrimpressione. Ha un costo elevato questo terzo lotto di lavori? Ma io direi di no, perché dobbiamo fare un salto indietro, cioè questa somma che praticamente, grazie all'interessamento dell'onorevole Michele Scandroglio, nel 2010 in fondo tutto l'ambiente dello Stato dedica ai paesi, ai comuni virtuosi del Tiguglio, una somma complessiva di 340.000 euro. 160.000 sono destinati al comune di Rapallo. Okay. Diciamo che adesso questo intervento, l'importo complessivo si situa sull'ordine del 50%, quindi abbiamo avuto un ribasso d'asta abbastanza notevole. Infatti, siccome io sono uno stimolatore che non si arrende assolutamente, ho detto vabbè, insomma, sono rimasti un po' di soldini, fate qualcosa in più, no? Io spero vivamente che particolarmente il sindaco e l'assessore Alvino Maini abbiano sentito questa mia sollecitazione e che ne derivi poi qualcosa per il futuro. Ecco. Anche perché è un polmone verde molto grande, è una realtà molto bella all'interno di una città invece molto costruita, cementificata, come Rapallo. Esatto. Vale la pena valorizzarlo? Direi di sì, direi che ne vale la pena. Cioè, io penso adesso a 20 anni fa, quando praticamente era un'area degradata, totalmente degradata. C'erano 40 o 50 anni di spine, tanto per intenderci. Un gruppo di volenterosi li ha pulite. Era ancora un territorio privato. Siamo andati in comune, allora era sindaco il dottor Roberto Bagnasco, lo abbiamo sollecitato, il comune ha acquistato la zona e sono nati allora questi lotti successivi. Il primo che è stato, finito. Siamo alla fine degli anni 90, Come? Siamo alla fine degli anni 90. Siamo alla fine degli anni 90, siamo agli inizi del 2000, agli inizi del 2000. Perché il primo lotto viene inaugurato nel 2008, il secondo lotto nel 2010 e quindi poi c'è lunghi anni di attesa per il terzo lotto. Bene, bene. E il futuro del Parco delle Fontanine quale potrà essere? Beh, il futuro del Parco delle Fontanine... Cioè, è finito tutto qui, col terzo lotto? No, assolutamente no, non ci arrendiamo mica, no? Andiamo anche avanti, c'è ancora un quarto lotto. C'è un quarto lotto, ci sono delle proprietà private di cui penso che i privati non sappia cosa farsene, perché c'è un frazionamento abbastanza notevole. E quindi stimoliamo il comune perché il comune stesso insomma li possa in un futuro acquistare e quindi si abbia una futura estensione. Ecco, lo vedete, il quarto lotto è costituito da è la parte allora più erano 5 in alto particelle catastali, la parte alta, sì, ecco. E perché abbiamo tutto questo? Perché tutto è nel cuore del quartiere. Se vediamo una carta del quartiere completo, siamo proprio nel cuore del quartiere, questa estensione va a collegarsi con una strada che praticamente è quella zona, quella strada verde che costeggia tutto il quartiere stesso, insomma. Come vedete siamo proprio nel cuore del quartiere, no? Certo. E a questa strada che è salita Cappelletta, praticamente con delle pedonali o tangenzialmente, si collegano tutte le strade del quartiere che partono da una base che si chiama Via Mameli, che è piuttosto che la conoscete. Cosa significa dal punto di vista del traffico? Ecco, il parco in tutti questi anni comunque è fruito dalle persone, con questi lavori che sono stati fatti hanno giovato comunque alla questione del parco, come infatti che cosa abbiamo vedete? Un'affluenza, chiaramente quando la stagione è buona lo permette, della parte molti bambini, mamme coi bambini, cioè appunto diversi giochi, diverse cose. Poi nella seconda parte, il cosiddetto lotto sport, abbiamo un percorso vita con relativi attrezzi
per poter fare ginnastica. E non solo, abbiamo anche installato per le persone anziane un percorso memoria, una serie di cartelli dedicati alla memoria. Certo. Più c'è un campetto dove i ragazzi, i giovani possono giocare a calcio, eccolo qui, si vede. E vi occupate voi dell'apertura e della chiusura del parco come associazione? Sì, ce la occupiamo noi, anche un, diciamo, relativamente anche a manutenzione, teniamo tutto sotto controllo, cioè un impegno abbastanza importante e costante nel tempo. Che non abbiamo la manutenzione del verde, ma per il resto una convenzione che risale ancora al primo lotto, no? Si chiude la convenzione del comune al primo lotto, passa poi anche al secondo e passa al terzo, perché il terzo qualche anno fa viene fatta una recinzione e viene aperto un cancello di accesso da via Villa Grande. A questo punto noi la convenzione è estesa anche al terzo lotto. Anche perché, non so se è una domanda difficile, ma a livello numerico quanto è esteso questo parco? Ma diciamo, il primo lotto è 1650 metri quadri, che è il lotto parco giochi bimbi, no? Il secondo lotto, che è il lotto sport, che speriamo si estenda poi alla parte sportiva anche dell'Istituto Liceti, no? Perché pensiamo a tutta una zona sport, a tutta una zona sport, è 5800 metri quadri. Diciamo che il terzo lotto supera i 6000 metri quadri. Quindi siamo vicini a un ettaro e mezzo. Se poi, diciamo, il territorio intorno al Liceti, cosa che noi speriamo per il futuro, si aggancia in qualche modo, permettendo alla città metropolitana che lo si faccia, al parco, e abbiamo anche un quarto lotto, ci avviciniamo a quello che è il nostro sogno. Il nostro sogno è di dire tutta questa area qui, che è quasi circa 5 ettari, compresi naturalmente le proprietà dei contadini, eccetera, fa parte di un unico parco, di un unico sogno che finalmente è realizzato. E voi siete nati nel 1990, leggevo sulla scheda, e quindi questo sogno piano piano, a tappe, si sta realizzando. Siete contenti di, diciamo di questo di o avreste voluto fare prima? Beh. Per toccare un tasto. Penso che sia una domanda che non ha bisogno di una risposta, no? D'accordo. I processi sono molto lenti, no? Diciamo che non c'è soltanto il comune, c'è anche quella cosa che si chiama burocrazia che sento che uscita tutto, no? D'accordo, benissimo. Quindi ci vuole molto per riuscire a ottenere le cose, no? Prima si ottenevano con più rapidità. Il primo e il secondo lotto sono arrivati abbastanza rapidamente. Certo. Il terzo lotto ci ha messo un po' di più, no? E questo naturalmente rappresenta anche una sofferenza molto spesso, perché poi la gente ci chiede, la gente fruisce, la gente, soprattutto ad esempio i possessori di cani, no? Ci chiedono: ma quando la realizzate quest'area cani, che sono anni e anni di cui ne parlate? Adesso passano attraverso una piccola stradina e possono entrare, cedono al terzo lotto, liberano il cane lì. Però non è neppure logico questo, no? D'accordo. Certo, allora se gli diamo un'area attrezzata e gliela facciamo gestire, le cose sono completamente diverse. Poi diciamo che ci sono dei vandalismi e questa zona qui è poco controllata, ci accendono fuochi eccetera all'interno all'interno del parco. Lasciamo perdere chi accende i fuochi, però se tutto è controllato, a questo punto, se ci sono delle aree barbecue, ecco che tutto viene fatto secondo determinate regole. È quello che noi chiediamo. Anche perché voi avete la custodia, diciamo, del parco, però è un parco molto esteso. Quanti siete all'interno del gruppo? Come numero di persone? Come associazione contiamo 130 iscritti, però chiaramente. Poi fondamentalmente diciamo che quelli che si interessano saremo 5 o 6 che facciamo proprio cosa. Quindi è anche difficile, in effetti, come dice lei, stare dietro a tutte le stamattina, visto che c'erano dei giovani del liceo, avete provato a coinvolgere. Il presidente ha lanciato un appello se appunto qualcheduno vuole entrare in associazione per dare una mano. Gente giovane ci fa molto piacere, quindi ampliamo anche ai giovani. E i ragazzi come l'hanno presa? Perché poi loro sono anche molto vicini come istituto scolastico. Sarebbero contenti di far parte? Sarebbero contenti anche perché diciamo c'è un cancello di servizio che viene aperto quando loro fanno la ricreazione, quindi si spostano direttamente nel parco, no? D'accordo. Questo quotidianamente lo fanno, quindi ormai hanno preso in qualche modo possesso del parco. Noi siamo ben contenti che prendano questo possesso, no? D'accordo. Certo.
siamo ben contenti. Il quarto lotto comunque concluderebbe, diciamo, l'estensione dei lavori, degli interventi all'interno del Parco delle Fontanine? Sì, direi abbastanza di sì, perché a questo punto finisce un pochettino il verde, andiamo a finire in proprietà, c'è un agriturismo, ci sono altre proprietà, diciamo, di origine contadina, no? E noi le accettiamo benissimo. Quello che chiediamo nell'altra zona è che, essendovi da tutte le strade che da Mameli portano direttamente a Salita Cappelletta, l'ultima parte è una parte pedonale, se la parte pedonale viene diciamo rimessa un po' bene a posto in modo che venga turisticamente fruita. Ecco, a livello turistico c'è abbastanza informazione sulla presenza del Parco delle Fontanine, secondo voi si potrebbe fare di più anche a livello così per attirare le persone? Cosa ne dite? Quello di far di più è sempre possibile, sempre meglio. Sì, noi informiamo sempre sui nostri eventi, su quello che facciamo, tutti gli eventi, e cerchiamo di dare massima visibilità. È chiaro che più cose, più visibilità si ha e più ritorni si hanno. Certo, questo momento, momento qui c'è, secondo me c'è tante persone che non sanno neanche dell'esistenza di questo parco. In quel determinato posto. Anche nel quartiere, noi chiediamo più partecipazione. Anche al quartiere. Più partecipazione, no? Questa mattina non c'era una partecipazione forte da parte del quartiere, insomma. Era forte da parte dei ragazzi dell'istituto, ma non dalle persone del quartiere che poi fruiscono del parco, no? Ecco. E questo è un modo di vivere comunitario, no? E noi cerchiamo naturalmente di incrementare, diciamo, il livello di vita della zona, questo in generale è quello che tentiamo di fare. Il parco naturalmente è una valvola di sfogo enorme, se lei pensa a cos'è via Mameli, lei a 200-300 metri respira ossigeno, è in tranquillità, si legge il suo giornale, ha la possibilità di associarsi con altre persone, cose che a una certa età fanno già, no? D'accordo. E quindi si tratta di viverlo, naturalmente nel rispetto. Noi quello che chiediamo è il rispetto questa qua siamo nel parco giochi bimbi, insomma, non passano i cani neppure da questo viottolo passano i cani, no? Questa è una zona che è soltanto per i bambini, anche in bicicletta fino a 7 anni, poi non più. Certo. Ecco, allora possiamo così ricordare prima di chiudere i punti forti del terzo lotto e quali saranno anche le parti da realizzare che magari richiederanno più tempo. Allora, del terzo lotto, c'è una molto interessante, il progettista ha previsto tutta una ricimazione delle acque che è molto importante per quella zona lì, perché è abbastanza scoscesa. Sì. Infatti poi ha fatto il sentiero, vediamo che sulla cartina fa delle curve abbastanza ampie, un percorso abbastanza lungo per poter riuscire appunto ad avere delle pendenze accessibili a tutti. Di conseguenza, il più secondo me dove c'è da perdere è proprio la racimazione delle acque. Tant'è vero che in fondo, all'inizio del percorso, ci sarà una vasca per il deposito delle acque che arriva. Quindi, quello noi infatti quando guardiamo qualcosa di chiuso, non è una vasca aperta, una vasca che è fatta apposta, però con del materiale che tiene e sopra molto che a me personalmente è piaciuto tantissimo, ci sarà un ponticello di legno tutto. C'è ancora una cosa da dire, il rimboschimento naturalmente, perché tu hai previsto naturalmente tutta una serie di piante che rimboscheranno tutta la zona in un determinato modo, e quindi c'è un rifacimento di una situazione ambientale che prima era un grosso bosco. Che con questo pezzo più si può ritornare di nuovo alla festa dell'albero. Esatto. Noi potremmo ritornare alla festa dell'albero, perché facevamo in precedenza. Certo. Che cos'è un progetto?
se riguarda le fotografie che riguardano, diciamo che vede che ci sono ogni tanto delle bandierine, no? Sotto riportano dei nomi, i bambini nati in un determinato anno e in un determinato mese hanno un determinato albero che veniva piantato, no? D'accordo. Per forza di cose, si tratta di 400 bambini, quindi non potevamo certo mettere 400 alberi, ma diciamo un albero per ogni mese, questo sì. Allora tutti i bambini dello stesso mese hanno un albero. Adesso abbiamo riempito naturalmente questo albero, vede fratello di, ci sono i nomi dei bambini che sono nati in quel mese di marzo del 2011. Nel 2000 poi ci siamo fermati. Ci siamo fermati perché non aveva più spazio. Non aveva più spazio. Aprile 2010 vede la bandierina che risale ancora a un lavoro fatto dal nostro vecchio presidente Carlo Tumiati, che poi è quello che è partito col sogno ed è quello che ci ha un pochettino guidati nella parte iniziale. No? E questo è un progetto che potrebbe quindi riprendere e proseguire. Quali sono altre iniziative che avete fatto in questi anni all'interno del parco? Qualcosa abbiamo raccontato anche noi come nutriente. Diciamo che ci sono 10 o 15 anni di iniziative, no? Cominciamo dalla Befana, poi abbiamo la festa di primavera, poi abbiamo una festa particolare intermediaria, poi abbiamo la festa dell'albero. Poi abbiamo la castagnata con la gara di torpe, poi abbiamo la dopo dell'albero di Natale, fino appunto alla festa della Befana di nuovo, eccetera. Abbiamo 5-6 eventi circa e cerchiamo naturalmente di incrementarli, o che so io. Tanti queste foto abbiamo visto anche i ragazzi stessi all'opera, sono loro del liceo che hanno fatto i rilievi topografici della di zona del terzo lotto. E parlando degli alberi, ci sono dei fusti diciamo particolari come presenza all'interno del parco? Ma vede, noi abbiamo cercato di far sì che fosse essenzialmente un parco naturale e di conseguenza non chiediamo di quindi lì c'erano degli alberi di castagne, lì abbiamo dovuto combattere anche una battaglia per bruciare degli enormi pinus che avevano una malattia e non si potevano spostare, insomma, e significava stare anche 48 ore a controllare che bruciassero totalmente. Quindi diciamo si tratta tutto di essenze che sono essenze locali, essenzialmente. Bene. Allora, siamo in conclusione, possiamo solo dire dove potervi trovare, se qualcuno fosse interessato, qualcuno volesse chiedere del progetto, semplicemente iscriversi all'associazione, cosa può fare? Beh, diciamo che ci sono dei fogli di carta intestata che parlano appunto dell'associazione, per ora la sede di questa associazione ha come riferimento la casa dell'ingegnere Tonello, quindi se qualcuno mi telefona a casa, insomma io naturalmente gli do tutte le informazioni del caso. Se non trovano l'ingegnere Tonello possono trovare la sua segretaria, sempre in queste foglie di carta intestata c'è un numero telefonico, possono rivolgersi all'Istituto Liceti, no? Certo, e quindi diciamo, parliamo anche della preside che è una nostra consigliera e di conseguenza volete parlare anche con la preside, vi sono più di una persona, per non parlare poi del vicepresidente e di tutti gli altri consiglieri, noi abbiamo 13 consiglieri, no? Quindi diciamo che tutto il quartiere è impegnato, no? Certo. Se vogliono trovarci ci trovano con facilità. Perfetto, okay. Grazie allora per essere stati con noi, Federico Tonello, Renato Barcucci, presidente, vicepresidente del comitato di quartiere dell'associazione del Parco delle Fontanine. Grazie. Buonasera a tutti. Adesso si apre la consueta pagina del mercoledì che viene dedicata al volontariato e alla nostra emittente. Da mercoledì scorso, oltre agli ospiti in studio, abbiamo anche un collegamento esterno per poter così diciamo entrare con le nostre telecamere anche nei luoghi dove le persone vivono, nei luoghi che le persone frequentano, in questo caso i bar della città, non solo di Chiaveri, andremo anche fuori Chiaveri. In questo momento vedo Alberto Viazzi collegato dal bar del Porto, quindi siamo nella zona del lungomare di Chiaveri. Allora mi senti Alberto, buon pomeriggio, chi è il tuo ospite? Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Come anticipato, questa volta ci troviamo a Chiavari in passeggiata a mare e siamo ospiti del bar del Porto. Siamo praticamente a metà della passeggiata a mare, immediatamente a ridosso della linea ferroviaria. Abbiamo il titolare Vincenzo Maccari che ci sta ospitando. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Oggi l'emozione della diretta. Oggi è una splendida giornata di sole, possiamo dire una giornata primaverile, quindi c'è un certo via vai. Esatto. Sì, abbastanza, diciamo. Stamattina abbiamo lavorato, ho visto, diciamo, anche il tempo che ci aiuta.
però naturalmente si sente molto la crisi, ecco, la crisi che purtroppo colpisce tutti noi, non solo sulla passeggiata a mare, ma io sento anche dei colleghi che si lamentano, speriamo in un futuro migliore. A proposito di passeggiata a mare, è stata rinnovata l'anno scorso, lei anche parlando con i colleghi, quale riscontro avete? Ma guardi, per adesso abbiamo potuto notare poco riscontro, diciamo, perché naturalmente dobbiamo aspettare una ripresa. Se ci sarà una ripresa può darsi benissimo che ci sia un riscontro abbastanza favorevole. Ma c'è sempre moria qui in passeggiata a mare a Chiavari, a parte i mesi del cuore dell'estate? Purtroppo sì, diciamo, addirittura la sera sembra un deserto. Addebitabile a cosa questo problema? Non glielo so dire, secondo me è la crisi che colpisce tutti, colpisce le famiglie, colpisce i titolari di negozi, di bar, in generale sta colpendo tutti quanti. E qui siete fuori dal passaggio della gente? Esatto, poi essendo fuori dal passaggio della gente, come lei dice, capisce che siamo più penalizzati. Le diceva anche nelle ore notturne, voi state aperti sino a tardi, tutte le sere? Sì, noi 36 anni che siamo aperti tutte le sere, e quest'anno invece abbiamo iniziato a chiudere un po' prima perché veramente non vale la candela. Ecco, non si a che ora chiudete? Ma dipende, se ci sono le partite siamo fino a tardi, fino a 11:30, mezzanotte. Se non ci sono le partite chiudiamo verso le 8:30. Tra l'altro, a proposito delle partite di calcio, qui in questa bella veranda date la possibilità di seguire in diretta i principali incontri. Questa sera c'è una partita di Coppa dei Campioni, Real Madrid-Napoli, pronostico? Ma io spero che vinca il Napoli. Detto da uno juventino come lei? Sì, 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 no, io cerco di essere sportivo. E mi fa piacere se il Napoli va avanti insieme naturalmente alla Juventus in Coppa dei Campioni. Contro chi dovrà giocare la Juventus? Contro il Porto. E come la vede? Niente, non faccio un pronostico, visto che lei mi ha dato che sono juventino, allora non faccio il pronostico. Con Napoli potrei fare un pronostico, mi piacerebbe un 2-1 per il Napoli. Ma qui a Chiavari ci sono anche tifosi del Napoli? Sì, molti, difatti ho già una quindicina di persone prenotazioni per questa sera. Ancora un tema di attualità prima di chiudere questo primo collegamento, siamo in passeggiata a mare, quindi è una domanda d'obbligo. Proprio nelle ultime settimane si è localizzata l'area del Lido per ospitare il depuratore di Chiavari. Secondo lei è una buona soluzione? Può incidere in negativo, in positivo o per niente sul fatto della balneabilità, della passeggiata a mare, della spiaggia? Ma io penso che non sia dannoso, diciamo, per Chiavari. Secondo me la cosa importante è che venga fatto veramente a regola d'arte, ecco. Poi se viene, come ho potuto leggere sul giornale, con sopra la possibilità di inserire una piscina, mi sembra, o una... Una piscina grande, quella olimpionica, poi una piscina più piccola, poi parcheggi. Viene nascosto un po' così, però deve funzionare bene, deve essere fatto veramente a regola d'arte. Io mi ricordo allora il sindaco Agostino che aveva detto così un giorno che l'avrebbe fatto un colmata. Lì per lì eravamo rimasti un pochino tutti perplessi, però visto adesso lungo l'entella, in questa situazione così, io secondo me potrebbe andare bene. Prima di chiudere il collegamento, siamo nella veranda dove naturalmente arrivano dei clienti, poi ci porteremo all'interno. Vediamo qua una ragazza, allora con la telecamera di Cristian Vogni, andiamo a conoscere almeno uno dei vostri clienti che si trova qua, mi sembra in posizione di studio. Sì. Il tuo nome? Jessica. E che cosa stai studiando? Storia, il Novecento. E che scuola stai facendo? L'alberghiero di Lavagna. Quindi sei in una pausa, com'è che studi qui al bar? Ma perché devo aspettare la corriera e quindi nel frattempo vengo a trovare i miei amici e così posso studiare un po'. A proposito di corriera, dove abiti, dove devi andare? A Rezzuaglio. A Rezzuaglio, quindi tu esci da scuola a Lavagna a che ora? Dipende dagli orari, o all'una o alle due. Devi aspettare la corriera per la Val d'Aveto sino a che ora? O alle 2:15 o alle 4:30. Come è il caso di oggi, quindi? Sì. Quindi la giornata praticamente è molto lunga, perché poi arrivi a casa, cosa saranno, quasi le 6? Sì, molto, molto spesso. E riesci comunque a concentrarti qui a studiare, a parte le volte in cui c'è la televisione? Sì, sì, sì.
Vieni da Rezzo Aglio, oggi com'è temperatura, clima? Oggi era piuttosto freddo, c'erano meno 5 gradi stamattina. E boh. Che cosa, c'è una bella differenza di clima rispetto a qui, no? Sì, molto. C'è lo sbalzo tra Chiavari, il porto e cioè, la montagna. Tu ci stai bene in Val d'Aveto? Sì, sì. Quest'anno poca neve? Sì, purtroppo non ha nevicato e su non c'è molta gente perché di solito si lavorava con la neve. Secondo te di cosa ha bisogno la Val d'Aveto per poterci stare meglio, per avere qualche servizio in più? Oltre a più corriere dell'autobus, forse? Sì, servirebbe il clima adatto, tipo in inverno che nevicasse come si faceva 30 anni fa e d'estate che venissero fuori le belle giornate per andare a fare i campeggi, queste cose qua. Ma quando c'è la neve, voi ragazzi andate qualche volta a sciare su a Santo Stefano d'Aveto o no? Io personalmente no, perché non sono capace, ma i miei amici sì. Vanno su per le piste, sul Monte Bue, sul Penna, queste cose qua. Bene, allora il tuo nome l'abbiamo già detto? Jessica. Grazie a Jessica, direi che possiamo concludere questo primo collegamento dal bar del porto di Chiavari, ci sentiamo più tardi. Siamo più tardi allora ancora con te, adesso siamo in studio come di consueto con Roberto Costa, benvenuto a parlare di volontariato e in queste ultime settimane ne abbiamo parlato tanto anche con alcuni volontari che così animano la redazione, la regia di Telepace. Possiamo dire una parolina allora sul volontariato che trova radici fin dall'inizio dell'emittente, della sua storia? Eh sì, credo che io non c'ero quei primi giorni e quei primi mesi, ma sicuramente è nata coi volontari, perché all'inizio penso proprio che non è partito un collaboratore dipendente, ma sono partiti, sì, c'è tutto, io nell'immagine, mi immagino un pochino il gruppo capitanato da Don Fausto e che aveva ricevuto appunto dal Vescovo, Monsignor Ferrari, questo incarico di vedere se era possibile fare una cosa del genere, no? E da lì sono partiti, credo, appassionati e non amici, e sono partiti. E sì, in effetti è sempre stato un pilastro il volontariato a Telepace. Tutto sommato, se non ci fosse stato, diciamo che forse sarebbero fatte cose di un po' di meno, ma è anche vero che solo con i volontari non saremmo riusciti a fare quello che stiamo facendo e abbiamo fatto. Perciò credo che le due anime si stanno e si sono sempre integrate molto bene. Certo che non è facile cercare di coordinarli, gestire, motivare e anche dare uno spazio per far sì che la persona sia contenta che venga a Telepace, perciò non è facile perché non è poi la classica struttura dove lavori solo in loco, c'è tutto questo aspetto esteriore, esterno di servizi, collegamenti eccetera in giro che insomma bisogna essere anche capaci, perciò non è facilissimo, però credo che al di là che sono sempre stati un pilastro fondamentale, cioè, sono formate tante persone proprio come capacità, perciò questo il merito è di tutti voi che siete qua interni, perché chi arriva qua al di là di quello che ci può mettere di personale, poi lo affiancate, lo state vicino e gli insegnate, e questo... Oggi non abbiamo un volontario, tra l'altro sono anche ore non facilissime queste, no? Comunque rispetto agli inizi, come dicevi tu, si è partiti con dei ragazzi, con dei volontari, oggi c'è una struttura anche così più organizzata, c'è un'associazione, ci sono degli incontri proprio per i volontari, non so se ne vuoi parlare. Sì, è vero, sì, lo dicevamo mi sembra mercoledì scorso no? Con Christopher, no? Esatto. Che da un lato oggi sono avvantaggiati, ci sono due vantaggi, da un lato sono loro molto più attenti, preparati perché il mondo televisivo, di internet, lo stesso telefonino ti fa il filmato che riesce a mandare in onda, addirittura vedo che in giro fanno anche dei collegamenti proprio in diretta col telefonino, perciò hanno delle qualità che parti già avvantaggiato, cioè la tecnica ha portato a questi ragazzi qua molto avanti. Dall'altro lato loro però trovano un'organizzazione, un know-how già di 25-27 anni quest'anno, perciò è molto più semplice per loro, vengono e c'è già una struttura di televisione collaudata,
come dicevo prima, sia a livello di tecnica, di regia e tecnici, sia a livello giornalistico. All'epoca ci formavamo un po' insieme, certo, ecco, non siamo andati a scuola, in qualche modo forse facciamo delle cose che potremmo averle imparate a scuola, ma le abbiamo imparate sul campo. Ecco, il volontariato è sicuramente uno dei modi per aiutare Telepace, per venire qui, e comunque è un modo per imparare e anche per dare una mano. Quali sono anche gli altri canali per poter sostenere l'emittente? Ecco, ci tengo a precisare ogni mercoledì, diciamo un pochino i nomi, poi lo farò anche dopo, per incentivare e per ringraziare. Questo è un punto, un momento molto semplice e forse nemmeno proprio nell'ora di punta come ascolto, ma magari da voce e magari da incentivare anche questo sostegno. Come dicevi tu, da un lato sì, l'opera manuale, ma è molto importante anche, ecco, dalla regia un sistema, questo è il conto corrente postale, che forse è anche uno dei più semplici, no? 101 308 4007, intestato alla fondazione Stella dell'Evangelizzazione, che sarebbe la proprietaria di Telepace. Sì. Poi c'è un conto corrente bancario, no? E poi addirittura chi va sul sito si può anche fare una donazione attraverso la carta di credito. Perciò questi sono gli strumenti forse più così alla portata di tutti e semplici. Come dico io, poi è bello fare una visita, prendere lo spunto per arrivare qua in corso 1121 dalla famosa Casa Marchesani, per gli sportivi e la palestra di Casa Marchesani, ma qua abbiamo la sede, abbiamo appena inaugurato la settimana scorsa il CSI, si è spostato da qualche sala, però voglio dire c'è il CSI al piano di sopra, c'è una sala di Azione Cattolica, la Comunione Liberazione, insomma è un centro su Chiavari molto conosciuto qua a Casa Marchesani. E al primo piano ci siamo noi, sia giù proprio a piano terra, no, che abbiamo gli uffici e adesso anche la radio, Tele Radio Pace, e al primo piano ci siamo come studi, ci siamo come segreteria, ci siamo come anche regia e redazione. Perciò io credo che sia anche bello prendersi un giorno, tra l'altro adesso sono belle giornate tipo oggi, fare un giro al pomeriggio, tra l'altro nelle prime ore di pomeriggio, dimmi se sbaglio, o nelle prime ore della mattina, no? Perché poi se andiamo sotto, sì, sono le ore più tranquille, diventa più difficile. Perciò questo, invece di fare il bollettino o il bonifico tramite la banca o la posta, fare un giro da queste parti, si può anche vedere un pochino gli studi, qua anche dove siamo, di là dall'altra parte dove fate i telegiornali, la redazione, che poi sono anche studi, credo, semplici, ecco qua, l'ingresso, per vederlo sempre nelle immagini, penso che sia anche così interessante. Sì, no, sì, fare sì, certo. Allora, facciamo così, prima di dare la linea ad Alberto per l'ultimo collegamento, hai la lista con i nomi, se vuoi anche oggi così possiamo leggerli e dire il nostro grazie a loro. Così poi diamo la linea al Bar del Porto. Benissimo. Maria Luisa da Lavagna, Silvana di Ne, Paola di San Salvatore, Lorenza di Chiavari, poi Domenico di Carasco, Maria di Chiavari, Marcella di Carasco, Silvia di Chiavari, Silvano di Sestri Levante, Padre Scolopi di Chiavari, Usmi diocesana di Chiavari, Suore missionarie di Santa Margherita Ligure, Lavis di Chiavari, Elsa di Leivi, Padre Olivo da Chiavari, Maria da Chiavari, l'Associazione Culturale Lupus in Fabula di Casarza Ligure, le Suore Immacolate Giannelline di Chiavari e Cavaneghig di Rapallo. Ecco, questi sono i nomi di questa settimana che ci sono arrivati tramite i bollettini o comunque un'offerta che è arrivata insomma, a Telepace. E ancora una volta un po' da tutto il Tigur. Assolutamente sì. Allora, adesso andiamo, come dicevamo, al Bar del Porto, dove vedo nuovamente pronto Alberto Viazzi. A te la linea, Alberto. Prendiamo la linea in diretta dal Bar del Porto di Chiavari, ci siamo portati all'interno, abbiamo sempre il nostro
ospitante Vincenzo Maccari e alcuni clienti che stanno arrivando. Allora Vincenzo, ci mettiamo un attimo in posizione per presentare la vostra attività, nel senso che è a conduzione familiare, quanti siete? Sì, siamo io, mia sorella e mio cognato, mia sorella Fiorisana, mio cognato Gunnar e io. Da quanti anni siete qua? Dall'81, 1981. Nel collegamento precedente lei stava accennando al fatto che è un po' cambiata la vita qui a Chiavari in tutti questi anni. Sì, insomma, abbastanza è cambiato. Purtroppo invece di andare in meglio siamo andati un po' in peggio con questa crisi che si sente. C'è stata molta differenza rispetto agli anni 80. Sì, sì, sì. Enorme, perché negli anni 80 si lavorava il sabato e la domenica e tanto. Adesso si lavora poco, però si lavora più durante la settimana che il sabato e la domenica. Adesso passiamo alla consegna della piramide, sono arrivate due persone, possiamo anche dire una parola in diretta per Teleradio Pace? Di dove siete? No. Nessun commento? Allora, come abbiamo anticipato precedentemente, abbiamo la piramide di Teleradio Pace che prendiamo e consegniamo direttamente al signor Vincenzo. Ricordiamo che questa piramide serve per raccogliere offerte a favore della nostra emittente per le spese che quotidianamente bisogna sostenere per poter trasmettere sui nostri canali e quindi resterà in questo bar come in altri per le offerte eventualmente dei fedeli. Abbiamo detto già in altre occasioni che questa operazione la compiamo però soltanto nei bar in cui comunque non esistono le macchinette da gioco, quindi c'è stata una scelta precisa contro il gioco d'azzardo. Lei non ha mai avuto queste macchinette? No, non l'abbiamo mai avute perché odio un po' il gioco d'azzardo, anzi quasi tutti i giochi all'infuori del calcio, del tennis. Quindi insomma è stata una scelta decisa? Sì, sì, decisa, proprio decisa di tutti noi, ecco. Anche per evitare a molte persone di inguaiarsi forse con questo sistema del gioco? Sì, soprattutto per quello e poi anche insomma, tanti altri problemi che possono portare i giochi, avendo dei giochi nei locali. Allora, le lasciamo la nostra piramide, la ringraziamo dell'ospitalità, grazie e auguri in bocca al lupo per il resto dell'attività. E con questo concludiamo il nostro collegamento in diretta dal bar del Porto di Chiavari. Grazie, grazie Alberto. Noi ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata ancora con Roberto Costa in studio. Abbiamo parlato di volontari, abbiamo parlato delle persone che ruotano e gravitano intorno all'emittente, tra queste anche molte persone e amici che non ci sono più. Ultimamente abbiamo avuto modo di ricordare una figura anche molto conosciuta sul nostro territorio, Andrea Guglielmelli. Sì. Tra l'altro salutiamo il Bar del Porto, lo ringraziamo anche di questa disponibilità, speriamo che vedendo magari queste iniziative che anche altri bar o soggetti simili che possono così contattarci per andare a portare e consegnare la piramide, no? Che è un sistema anche quello di sostegno e vicinanza a Telepace. Sì, mi dicevi di Andrea, sì, è stato... l'abbiamo sempre, ecco qua c'è la canzone di Vediamo un brivido, tanto è lo spunto per dire che venerdì sera dalle 20 alle 20:30 il Buonasera sarà dedicato a lui, cercheremo di mettere insieme, tra l'altro sicuramente al villaggio mi viene in mente Lino che ha sempre seguito i ragazzi, i giovani sulla musica e mi diceva appunto che ha anche delle foto, immagini sue fin da ragazzo. È stato un colpo al cuore perché Andrea era ben voluto veramente da tutti. Difatti è una testimonianza grandissima sia la sera prima per il Santo Rosario che il giorno del funerale, tutte le persone più incredibili che l'hanno conosciuto attraverso amici. Perché lui comunque era cieco, non vedeva, però ti senti che sei legato. Io c'era un saluto originalissimo che avevamo non so come, lui era appassionato di calcio, di Entella, ma tra l'altro adesso è facile al limite, no? Dire tifo Entella, ma parlo almeno di, non so, 5, 6, 10 anni fa, perciò all'epoca non era così, non era certamente in Serie B e il mio saluto con lui è sempre stato Forza Entella. Era un distintivo, dicevo, Forza Entella, faceva la classica risata e non so come è nato, però era il nostro saluto. E sì, tutte le persone credo che aveva d'intorno, poi anche le parole
un cantore innamorato della vita, mi ricordo che Prete Rinaldo l'ha definita, e penso proprio che è stato così, anche sulla riflessione che, no, noi diciamo che insomma siamo aperti, ci vogliamo bene eccetera, ma dice ci ha insegnato a voler bene anche alle persone in difficoltà, Andrea, no? E molto bene proprio che era vivo, perché quando lo incontravi bastava un gesto, una voce, un niente, che lui subito era uno di noi. Una persona che si è data anche molto da fare, nonostante le difficoltà fisiche, gli impedimenti, cioè non ha mai, si è mai tirato indietro, qui lo vediamo nel canto e nella musica, però comunque una persona sempre molto forte. Assolutamente, Roberto. Sì, anche perché poi aveva un'autonomia tutta particolare, nel senso che lo vedevi in giro e comunque, pur essendo così, si muoveva col suo bastone, andava, si spostava, perciò veramente anche da quel punto di vista lì credo che per lui sia sempre stato un grosso impegno, ma ecco, lo vediamo proprio qua nei nostri studi con la chitarra. Sì, sì, era stato ospite qui con Nicolò Pagliettini, avevano cantato proprio qui in studio con Andrea Capitani. Forse, non so se c'è l'audio, possiamo sentire anche una piccola parte. Sì, sì. Lo vedi che si illumina e comincia a muoversi su e giù. E in quel dondolio riconosco la purezza, riscopro ciò che io non sento quasi più. Occhi senza sguardo, ma cuore sempre aperto. Insegnami a difendere il buono che c'è in me. Basta niente per conoscerti. E rieccoci nei nostri studi oggi. C'è un'altra frase pronunciata da Prete Rinaldo durante l'omelia del funerale, dicendo che oggi persone che credono di vedere in realtà devono aprire il cuore per vedere. Quindi anche questo possiamo dire, Andrea Guglielmelli nella sua cecità ha insegnato a tutti noi, Roberto. Sì, assolutamente, quella è di nuovo un'altra cosa un'altra molto bella, frase, no? Forte. Che tutti quanti ci sentiamo molto così alla portata, aperti eccetera, ma dobbiamo aprire forse più di tutti, e noi che vediamo questo cuore, no? Che spesso persone così ti fanno riflettere, assolutamente sì, e anche quello è stato, sì, sono state parole molto significative, devo dire, che credo che non è nemmeno facile, no? Poi certo. Nemmeno per i sacerdoti in questi casi dire comunque una cosa proprio che ci sostenga tutti quanti. Certo. E comunque dicevi venerdì sera, allora, nello spazio del Buonasera, tra le 20 e le 20:30. Questo assolutamente venerdì, sì, ci dobbiamo organizzare, perché insomma Fabrizio Pilettini, che era un po' come un fratello, io credo che era sempre a casa, mi sembra che questa testimonianza va conosciuta, va portata tra di noi anche come gesto di per loro era, io credo che era un altro figlio, perché ho visto, ho letto le cose che ha scritto anche Fabrizio qua e là su Inter, Facebook, che proprio lo tratta come un fratello, si chiamavano, perciò era sempre a casa loro, perciò ecco, poi ci sono diverse persone, appunto citato prima Lino, che sarebbe interessantissimo la sua testimonianza, ma lo stesso Riano Castelli, che certo. Penso che insomma i musicisti nel nostro comprensorio l'hanno tutti conosciuto, e tra l'altro anche lì autodidatta, io non so come abbia fatto a imparare a suonare, a cantare, però c'è riuscito molto bene. Bene, grazie Roberto, noi con lo spazio volontariato ci ritroveremo mercoledì prossimo. Mi fai ricordare una persona che mi dice sempre, certo, che ci guarda, Maurizio, che è la titta di Carlo, così salutiamo anche Carlo che ci guarda da lassù, ancora questa mattina l'ho incontrata, ci fa oggi vai a Telepace, perciò voi vi sto a seguire, perciò ho detto vabbè, oggi ti saluto, per fortuna mi è arrivata. Ti sei ricordato. Benissimo. Bene, con questo saluto vediamo appuntamento con il buon pomeriggio a domani, a partire come sempre dalle 14:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Telepace.